Se sei un criminale moderno, probabilmente ti è capitato di usarla per acquistare armi, droga o riciclare denaro. Sembra sospetto, vero? Importanti istituzioni come UNICEF e USAID la pensano diversamente, però. Credono infatti che potrebbe aiutare molte persone povere in diverse parti del mondo. Stiamo parlando di una tecnologia chiamata blockchain, un database online mondiale utilizzabile da chiunque, in qualsiasi luogo, grazie ad una semplice connessione internet. Al contrario dei database tradizionali che sono di proprietà esclusiva di banche o governi, la blockchain non appartiene a nessuno. È curata da una rete di persone, quindi imbrogliare il sistema per falsare documenti, transazioni e altre informazioni è quasi impossibile. Ecco come funziona. La blockchain conserva informazioni in modo permanente su una rete di personal computer. In questo modo non solo le informazioni vengono decentralizzate, ma vengono anche distribuite. Come può un database online utilizzato anche da criminali essere utile nella vita quotidiana? Come riesce a sopravvivere agli attacchi degli hacker? La risposta risiede nei migliaia di utenti della blockchain, che rendono difficile interferire con la rete o corromperla. Le persone che fanno funzionare il sistema usano i propri computer per contenere pacchetti di dati, chiamati blocchi, inviati da altri utenti. Ogni blocco è segnato da un orario ed è collegato al blocco precedente, creando una catena cronologica. È come un grande Google Doc, con una differenza importante. Puoi visualizzare, ma non puoi modificare le informazioni già presenti. La blockchain impone ciò tramite l'utilizzo di una particolare forma di crittografia, che permette ai dati di non essere alterati. L'applicazione più importante della blockchain è sicuramente Bitcoin, una valuta digitale creata e conservata elettronicamente. È possibile inviare Bitcoin a chiunque, persone conosciute o meno. Dato che al contrario delle carte di credito e sistemi come PayPal, qui non ci sono intermediari che chiedono i tuoi dati sensibili, Bitcoin offre un livello di anonimato innovativo per i tempi moderni. Le persone di tutto il mondo spostano il denaro digitale convalidando le transazioni Bitcoin di altre persone, guadagnando una piccola commissione. La blockchain entra in gioco per verificare a chi appartiene il denaro digitale e per assicurarsi che solo una persona per volta lo possieda. Anche le banche tradizionali e molte aziende si stanno affrettando ad adottare la stessa tecnologia della blockchain. In un sondaggio condotto su 308 dirigenti senior di società statunitensi con un fatturato annuo pari o superiore a 500 milioni di dollari, Deloitte ha scoperto che il 28% dei partecipanti aveva investito almeno 5 milioni di dollari o più sulla blockchain, mentre il 10% aveva investito 10 milioni di dollari o più. Perché investono così tanto denaro? Beh, per risparmiare. Quando questo studio ha esaminato i dati di 8 delle più grandi banche di investimento del mondo, ha scoperto che la blockchain potrebbe far risparmiare loro da 8 a 12 miliardi di dollari l'anno. Quell'investimento di 5 milioni di dollari non sembra tanto assurdo ora, vero? Ma ovviamente rappresenta anche un problema per le aziende grandi. La blockchain abbassa i requisiti per l'ingresso nel settore bancario, quindi le startup fintech stanno spuntando praticamente in tutti i mercati in cui operano. Se le banche e le aziende non riusciranno a tenere il passo, la loro sopravvivenza sarà messa alla prova. Il futuro sembra più promettente per i consumatori, che avranno più sicurezza, meno costi ed esperienze migliori. Tuttavia, la blockchain potrebbe essere il più grande punto di svolta per i paesi più poveri. La tecnologia è aperta alle persone che vivono in paesi sottosviluppati o a rischio di un collasso economico. Prendiamo come esempio un contadino con un piccolo appezzamento di terra che è stato allagato. La copia cartacea degli atti relativi alla proprietà del terreno sono stati distrutti, quindi il contadino non avrà più alcuna prova di possederlo. Oppure potrebbe avere una copia digitale in un database del governo, che però è stata eliminata, alterata o distrutta durante un colpo di Stato. Se il contadino avesse invece firmato gli atti tramite la blockchain, avrebbe evitato qualsiasi problema. Oltre ad accelerare il flusso di denaro e fornire un luogo sicuro in cui tenere i dati, i vantaggi per le persone povere sono moltissimi. Dalla protezione dell'identità alla guida di veicoli automatici alla gestione di un mondo che è sempre più dipendente dall'internet delle cose, le possibilità della blockchain sembrano essere infinite, ma resta da vedere se sarà all'altezza delle aspettative.